Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Vi accolgo veramente in questa, vi accolgo con emozione, mi sono emozionata, in questa prima, questo primo nostro incontro, in questa location che è sempre veramente speciale, che è il Circolo dei Lettori, che per la prima volta accoglie un evento che solitamente si tiene a Milano alla Triennale, che è il Tempo delle Donne, che è un evento del Corriere della Sera che si occupa chiaramente in particolare del mondo delle donne. E io sono Francesca Angeleri, sono una giornalista del Corriere della Sera, del Corriere Torino, e ho qua delle ospiti che sono dei pezzi da 90, motivo per cui sono un po' preoccupata. Parto dalla mia sinistra, Barbara Stefanelli, vice direttrice vicaria del Corriere della Sera. Cati La Torre, che è l'avvocati del web, come abbiamo scritto recentemente sul giornale, che è qua con noi e parlerà, come sempre ama parlare, del suo tema, che sono i diritti. E infine Carlotta Vagnoli, che sarà però la prima con cui inizieremo a parlare. Da qualcuno bisogna iniziare. Da qualcuno bisogna iniziare, diciamo che si è sacrificata, diciamolo. Attivista, scrittrice, recentemente ha pubblicato con Einaudi, aveva pubblicato anche con Fabbri, e sta lavorando di nuovo con Einaudi, motivo per cui starà più spesso in questa città che sembra piacerle. Molto. E adesso mi siedo e via. Volevo, se posso, fare una piccola introduzione citando, giustamente Cati La Torre, l'altro giorno abbiamo fatto un'intervista e poi avevi detto due parole sull'8 marzo che invece abbiamo pubblicato oggi, e la cosa che tu avevi detto era che l'8 marzo va comunque sempre ricordato, perché si tratta comunque di eventi storici, tutto ciò che ha a che fare con la storia merita di essere ricordato. E io volevo citare in particolare, scusate, sono piena di fogli perché ho cercato, insomma, di scrivere le cose, mi sembravano. Volevo citare in particolare l'8 marzo del 1917, a San Pietroburgo le donne manifestarono per chiedere la fine della guerra. In seguito, per ricordare questo evento, durante la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste che si svolse a Mosca nel 1921, fu stabilito che l'8 marzo fosse la giornata internazionale dell'operaia. In Italia la prima giornata della donna si è svolta nel 1922. Ma il 12 marzo, non l'8. Nel settembre 1944 a Roma è stato istituito l'UDI, Unione Donne Italiane, e si è deciso di celebrare il successivo 8 marzo la giornata della donna nelle zone liberate dell'Italia. Questo è l'evento che mi premeva più ricordare in questo momento, perché non è casuale, e al di là di quello di come noi vogliamo considerare l'8 marzo, poi magari adesso ci dice Carlotta cosa ne pensa, credo che tutte le ospiti qui sedute abbiano come dire, un fil rouge che le unisce, ed è come dire, la loro relazione con i giornali, con i quotidiani. Barbara Stefanelli ovviamente per il ruolo che ricopre, per le cose che scrive, e Cati La Torre e Carlotta Vagnoli vivono sui quotidiani. Cati, l'altro giorno diceva che prima dicevi che il primo abbonamento che hai fatto avevi 9 anni. Entrambe tutte le mattine fanno una rassegna stampa molto specifica, molto legata ai loro temi, e quindi proprio partendo, no, da questa vostra attitudine, e partendo anche dalle polemiche che tutti dalle polemiche, dallo Sturm und Drang, mi viene da dire, che riguarda questa giornata: è una festa, non è una festa, dobbiamo festeggiarla, le prendiamo queste mimose, le buttiamo nel cestino, cosa ne facciamo? Cioè, Carlotta, io vorrei che mi raccontassi tu qual è la tua visione e anche un po' come è partita la tua rassegna stampa di oggi.
Beh, buonasera a tutte le persone che sono qua presenti e alle persone collegate. È un grandissimo piacere essere qua e dividere il palco con queste persone, chi conosco e chi ho il piacere e onore di conoscere questa sera. Sicuramente la mia rassegna stampa nasce come rituale. Ogni mattina io mi siedo, come ho scritto poi in Poverine, tra i guanti di Einaudi, a un tavolino di marmo e faccio la mia rassegna stampa. È una parte fondamentale della giornata, perché sapere cosa succede e come quello che succede viene scritto ti dà il senso di quella che sia la contemporaneità in cui viviamo, come i temi e i drammi del mondo vengono interpretati dal giornalismo. Io ovviamente mi riferisco spesso alla violenza di genere, che è il mio tema. Combattere la violenza di genere e saperla affrontare con un giusto linguaggio è quello che a me preme sempre di più, quindi sicuramente quel tipo di rassegna stampa è quella che mi è più cara. Sull'8 marzo, diciamo che la stampa ha avuto anche delle ottime uscite, perché l'8 marzo è diventata una festa molto popolare, nel senso ha un significato politico ben preciso, storico, molto importante, come abbiamo appunto letto anche ora insieme, ma per prassi tutto ciò che è considerato avvicinabile alla donna può diventare una festicciola. Quindi, da che era un inno alla guerra, cioè alla lotta, perché la guerra, che non è neanche la parola adatta del periodo, è diventato un augurio, tanti auguri alle donne. Ora, io l'augurio lo posso interpretare solo in un modo: tanti auguri, tipo, nel senso, tanti auguri perché non c'è niente da festeggiare, buona fortuna. Per esempio. Esatto, potrebbe essere gli unici auguri che vedo, perché ci siamo fatti distrarre dalle mimose, che hanno perso il loro significato originale, che era assolutamente politico. Le mimose erano accessibili a tutte le classi sociali, potevano essere regalate con facilità. Il fiore scelto all'inizio per la festa della donna erano le orchidee. Le orchidee sono costose, durano poco, pochissimo, ma forse meno delle mimose, sono difficili, ma soprattutto costavano. E quindi venne scelta la mimosa proprio perché era accessibile, era intersezionale, interclasse. Abbiamo perso il significato ed è diventata una festa svuotata da quello che era quella che era l'accezione politica, che è la rivendicazione dei diritti e della parità, perché quello che noi ci scordiamo è che noi la parità non l'abbiamo mai ancora raggiunta. Oggi scrivevo questa cosa, questo post, ne parlavamo prima dietro, su quello che succede a una donna quando va a fare per esempio un colloquio di lavoro, e per fortuna è diventato illegale chiederlo, ma lo stanno ancora chiedendo tutti, ovvero la famosa domanda al datore di lavoro che pone alla donna che fa il colloquio è: lei ha in previsione di avere dei figli? Ecco, da qua parte l'esempio più pratico per capire quanto la parità non l'abbiamo raggiunta, soprattutto nell'accessibilità al mondo del lavoro. Questo perché? Perché in base alla risposta che tu dai durante quel colloquio cambieranno le sorti stesse, uno, del contratto che ti verrà proposto, e due, del colloquio stesso. Questo perché? Questo perché non ci sono politiche di welfare fatte su misura per le donne, non esistono. Quindi una donna che va in maternità o decide di avere un figlio, sai già che non potrà avere l'accessibilità al lavoro al pari di un collega uomo, perché sicuramente è su di lei che ricadrà il lavoro di cura e domestico non retribuito, ovviamente non si è mai visto una lira per il lavoro di cura, e questo ci esclude direttamente dai giochi di lavoro. Non abbiamo garanzie, ricordavo anche oggi che non abbiamo il nido, il doposcuola, che potrebbero essere universali, resi accessibili alle donne, in modo da poter fare arrivare alle donne dei contratti che non siano part-time. Noi abbiamo il part-time involontario, cioè nel senso siamo obbligate a scegliere quello, perché non possiamo fare altro. E la parola che riassumeva tutto questo concetto, di cui parlavamo prima, ovvero della donna che deve tenere un piede in casa e uno al lavoro, in questa ambivalenza che la penalizzerà sempre comunque sia in casa che nel lavoro, è multitasking. Multitasking è la parola perfetta che ci ha fatto capire, ci hanno fatto credere di essere super intelligenti in questo, no? Madonna, donne, voi siete multitasking. La carotina. Esattamente. La carotina. Mentre ti fanno una carezza, ti dicono: voi siete multitasking, siete incredibili. No, siamo obbligati a farlo, è molto diverso. Multitasking è la parola con cui ci hanno segregate
ovvero tu devi fare questo, quindi sei obbligata a saper gestire la lavatrice che sta andando a casa, il figlio, ma anche il lavoro, con un contratto a tempo determinato e ovviamente part time. Sono infatti le percentuali che riportava anche oggi Katy nel suo post, da un titolo che non so se posso dire adesso. Ma possiamo scrivere i puntini di sospensione. Così, no? Le percentuali sono drammatiche ancora, ecco, quindi sicuramente c'è da fare un passo indietro per poter vedere le cose con chiarezza. Le cose con chiarezza si vedono rendendo all'8 marzo il suo significato originale, originario, ovvero il giorno della lotta per la parità e dei diritti. In quest'ottica dobbiamo anche scriverne sicuramente e dobbiamo ricordare dove siamo arrivati, perché proprio il ruolo del giornalismo, come scrivevo in Poverine, come scrivo spesso, è quello di rappresentare il limite della nostra politica e della nostra realtà. Possiamo fare una critica molto ben costruita anche dalle pagine dei giornali, poi ovviamente non essendo il mio lavoro, io nei rapporti che dicevi prima, no? Che rapporti avete con i giornali? Io sono la più odiata probabilmente dagli staff di tutti i giornali italiani, però secondo me si può riuscire a parlare con molta lucidità di una festa che festa non è, è un ricordo. Ogni anno noi dovremmo sforzarci di dire: noi siamo qui, cosa possiamo fare per migliorare e come possiamo fare per non tornare indietro. Stavo pensando che comunque molte, no, del nuovo andamento anche e dei nuovi linguaggi traggono ispirazione proprio anche dalle polemiche, sicuramente dalle polemiche che coraggiosamente vengono portate avanti sul web. Dico coraggiosamente perché non è mai indolore questo, no? Cioè adesso tu hai un 300.000 follower, tu ne hai più di 600.000, cioè quindi questa, immagino, insomma, stragrande maggioranza persone che vi amano, vi adorano, vi seguono, vi sono grate, però ci saranno anche critiche feroci, attacchi, insomma. Quindi, però tutta questa riflessione, anche il fatto comunque di ogni giorno sottolineare: no, però questo titolo è sbagliato, no, però questa cosa non va bene, questa definizione non è puntuale. Sicuramente è stato difficile anche per i giornali, che sono anche molto maschili, poi ne parleremo dopo con Barbara, assimilare questa cosa, però in qualche modo a me sembra che si stiano effettivamente assimilando, cioè che piano piano la carta stampata stia capendo che non si può andare in maniera superficiale con il linguaggio, che bisogna fare attenzione a scrivere delle definizioni. Ecco, rispetto a qualche anno fa, mi sembra che forse stiate iniziando a raccogliere anche i frutti, no, di un lavoro non facile. Sarebbe drammatico se non fosse così, nel senso sono anni e decenni che comunque si parla di linguaggio. Per fortuna il mezzo social e il mezzo digitale è stata una piccola rivoluzione, perché sicuramente ha dato voce, sì, come diceva Umberto Eco, anche a una pletora di imbecilli, ma anche a tutte le categorie marginalizzate che non hanno mai avuto voce né rappresentazione all'interno della società. Quindi quello che per esempio nel campo della violenza di genere era la ricerca di un linguaggio privo e scevro dalla pornografia del dolore è diventato un tema. E, sì, qualcuno sta migliorando. Non sono così tanti a migliorare, ma stanno migliorando. Sicuramente è anche perché è una prassi, e togliere un'abitudine, togliere una prassi diventa difficoltosa. E poi parliamoci chiaro, il sangue vende e la pornografia del dolore sulla violenza di genere vende tantissimo. Senti, quali sono questi, perché magari appunto non tutti i nostri ospiti, però quali sono i termini più ricorrenti, più sbagliati, quelli per i quali ti incavoli di più e anche che riscontro hai, insomma? Io sono nata negli anni 80 e cresciuta nei 90, mi ricordo che andava molto di moda il termine delitto passionale, era tipo una delle cose migliori che i giornali potevano usare per descrivere un femminicidio, il delitto passionale. Sicuramente questa è forse la definizione. Esisteva anche giuridicamente, vogliamo dirlo. Sì, esisteva anche dal punto di vista del codice penale. 1981. E tra l'altro che veniva
usato in sproposito, perché di passionale appunto non c'è niente, è sempre cultura del possesso, è sempre cancellazione della donna in quanto donna. Ci sono articoli che io riporto sempre come esempi, ovvero la narrazione favoleggiante, quindi il mostro cattivo, la scimmia cattiva. Ci fu questo articolo terrificante sulla scimmia cattiva, il gigante buono, che poi è diventato famosissimo. Il gigante buono, romanticizzare attraverso le favole, serve esorcizzare, farci pensare che qualcosa sia eccezionale, un caso lontano da noi. È quello il gigante buono, è quella la scimmia cattiva, è lei la poverina che è caduta in questo incantesimo. Quindi sicuramente collegare le cose all'amore o al mondo delle favole non aiuta a realizzare il problema, che è sistemico, è culturale, è davanti a noi, e realizzarlo da un giornale può fare prevenzione. Poi un'altra cosa che va eliminata è tutto ciò che è il sottotesto di lei lo ha lasciato perché non voleva fare una famiglia. Se anche solo una persona empatizzerà con quell'uomo che si è stato abbandonato, perché passa così poi, allora quello è un disservizio. Era innamorato pazzo. Era innamorato pazzo, era accecato dalla gelosia. L'ha uccisa per troppo amore, ci fu questo articolo che parlava del troppo amore, e figurati se le voleva male, che le faceva, era vilipendio di cadavere probabilmente. E poi ci sono le foto, le grandi foto, perché da quando c'è il digitale i giornali online possono postare anche delle gallerie intere. Prima avevamo solo la foto sul giornale, che era rigorosamente la vittima di femminicidio con il suo femminicida, vicini solitamente, che sorridono. E nelle gallerie online trovi anche proprio 8-9 foto di loro in vacanza al mare, loro con i parenti, loro abbracciati. Tutto fa presupporre che quella fosse una relazione sana, quando, visto l'ovvio epilogo, sana non poteva essere. E anche quello è indicativo, perché ti fa pensare da un lato che sia andato qualcosa storto, che ci sia stato un errore. Sarà successo qualcosa, erano così perfetti. E non è possibile. E dall'altro ti fa pensare che, non lo so, forse il rispetto per la famiglia della vittima dovremmo averlo, perché metterla di fianco al suo assassino mentre sorridono, ecco. Quante donne ti scrivono raccontandoti cosa gli è accaduto? Tantissime, tantissime, perché non, purtroppo non c'è ancora molta informazione in merito. Quindi io ricevo anche dalle 15 richieste al giorno fino a periodi magari più densi, che aumentano anche, e sono donne che io poi indirizzo sui centri antiviolenza sul territorio o sulla rete di Non Una di Meno, che spesso è molto attiva e anche in alcune situazioni è stata fondamentale nella risoluzione e nella fuoriuscita delle donne e anche dei loro figli dal circuito della violenza. Sono tante, anche quelle che mi scrivono dopo anni e dicono: ho realizzato di aver subito uno stupro. Che uno, per antonomasia, dice: come hai fatto a non rendertene conto? No, è vero. Tantissime persone non se ne rendono conto, perché il concetto di consenso è fumoso, è sempre stato fumoso fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui abbiamo dato una vera e propria definizione. Quindi sono tante, tantissime. Vuol dire che c'è bisogno di educazione, e questa deve partire dalle scuole. Io vorrei terminare con te citandoti un pezzo di un articolo, di un'intervista che ti è stata fatta recentemente proprio per la 27esima ora, che insomma, voce? Non ho sentito, mi è sembrato. Ah, ok, scusi. Dicevo, una tua intervista a cura di Virginia Annesi sulla 27esima ora, che è questo blog del Corriere della Sera, sulla spinta della quale è nato proprio il Tempo delle Donne, e io la trovo molto intensa questa frase, volevo commentarla insieme. Le femmine che vanno avanti sono quelle che acquisiscono comportamenti brutali. Una esce, milioni restano sotto il soffitto di cristallo, ma fare il maschio tra i maschi non ci salverà. È una frase molto che io porto avanti da sempre, ovvero le donne che ce la fanno sono quelle che acquisiscono i comportamenti maschili, cioè non cambia niente, tu diventi vincente se acquisisci gli stereotipi di genere caratteriali abbinabili all'uomo, non alla donna, perché la donna non è reputata in grado, con le sue caratteristiche, per la società di poter arrivare ai vertici o gestire comunque un qualsivoglia potere. Tant'è che poi diventano tutte maestrine, rompicoglioni, eccetera eccetera. Ho detto la prima parolaccia, ho aperto io così. E fare il maschio tra i maschi, però, tra le donne, se non si rompe quel soffitto di cristallo, il famoso glass ceiling, non ci salverà dal fatto di essere femmine, ovvero da tutte quelle componenti che comunque, se non cambiamo la cultura di base, rimarranno delle armi
puntate alla tempia delle donne, quindi le molestie sul lavoro, quindi non avere garanzie per la maternità, quindi non poter accedere davvero con libertà e con la propria imprescindibile singolarità e caratteriale al loro lavoro. Una donna non sarà mai veramente libera finché non cambiamo la cultura che c'è dietro. Quindi fare il maschio tra i maschi, sì, potrà portarne una fuori, due fuori, ma sono realmente loro o stanno solo fingendo di essere l'uomo più forte nella stanza? E cosa ci salverà? La cultura. Cultura. Grazie. Grazie. Nostra seconda ospite è Katy Latorre, che ancora ringraziamo per averci lasciato l'intervista che poi ha aperto le danze l'altro giorno. Intervista, tra l'altro, in cui tu annunciavi una cosa che poi hai fatto partire subito dopo e che vorrei introdurre immediatamente perché mi sembra veramente bellissima e super importante in questo momento, che tra l'altro ha avuto un riscontro grandioso, che è stata questa tua idea di creare una rete di avvocati pro bono che si occupassero, donando un po' del loro tempo, a questi rifugiati che stanno arrivando. Tu parlavi dei profughi ucraini, ma sottolineavi anche quanto non fosse solo per i profughi ucraini, ma insomma per tutti i profughi che, come ricordiamo, non sono di serie A o di serie B o C o D o Z. E questa cosa è partita da poco e insomma volevo che intanto ci parlassi di questo tema e del fatto che forse anche tu sei rimasta un po' stupita dal riscontro super positivo che è arrivato dai tuoi colleghi. Sì, allora intanto andrò con ordine perché tu e Carlotta avete aperto tantissimi fronti e mi fa piacere con questa platea bellissima dire alcune cose. La prima è che hai citato, c'è un buco dal 1922 al 1944 per quanto riguarda la possibilità delle donne di rivendicare i propri diritti, e c'è un buco perché i regimi sotto cui vivevamo, di tutti i tipi, nazisti, fascisti e comunisti, hanno impedito per più di 20 anni a tutti di scendere in piazza. E io vorrei ricordare che nel 1923 e nel 1924 la legge Gentile e successivamente una legge a firma di Benito Mussolini vietarono prima alle donne di poter insegnare nelle scuole e poi stabilirono una quota, cioè il 90% dei posti pubblici dovevano essere assegnati agli uomini, il 10% alle donne. Le chiamarono quote azzurre. Ecco, mi piacerebbe che intorno alle quote azzurre ci fosse lo stesso scandalo e lo stesso scalpore che si muove intorno alle quote rosa, che poi illegittimamente si chiamano così, perché si chiamano propriamente quote di genere e non fanno altro che dover ristabilire per legge quello che nella realtà non è ancora avvenuto, e cioè che entrambi i generi, e devo dire anche le persone che non si identificano in nessuno dei due generi, io per esempio, che come persona non binaria ho qualche difficoltà, diciamo, a essere rappresentata nel binarismo secco maschile e femminile, ecco, è un fallimento il fatto che per legge si debba stabilire qualcosa che secondo me dovrebbe essere naturale. La naturalezza non sta nel fatto che chiunque debba avere pari opportunità, ma sta nel fatto che quando si amministra la complessità necessita di tutte le prospettive di genere, di tutti i punti di vista. La necessità sta nel fatto che quando si attuano politiche, se sono politiche pensate da uomini, saranno politiche pensate da uomini per uomini o da uomini che pensano alle donne e viceversa. Non credo che un governo fatto di sole donne
sarebbe la soluzione, perché sarebbero comunque politiche pensate da donne per le donne oppure da donne che pensano agli uomini. Quello a cui noi dovremmo politicamente, assiduamente aspirare è che la complessità si coglie attraverso la sintesi di tutti i punti di vista, che non è benaltrismo, non è politicamente corretto, è pragmatismo. Vedete, io ho avuto la fortuna di amministrare per 5 anni la mia città, Bologna, anche se adesso non ci vivo più, e la prima cosa che ricordo di aver fatto fu di chiedere all'allora assessore al bilancio per quale motivo il nostro bilancio di genere, che in un sacco di comuni esiste da molti anni, fosse sempre a consuntivo. Cioè, tu spendi soldi e poi a consuntivo ti domandi come li hai spesi, se più per una politica, più per un altro. E io a un certo punto gli dissi: scusate, ma che cosa serve un bilancio che ti dice come hai speso l'anno scorso i soldi, come hanno impattato quelle spese sugli uomini e sulle donne, se non per orientarti l'anno successivo, in un bilancio preventivo, a spendere più equamente quei denari? E lui mi disse: vabbè, ma questa è fantasia. Ora, tuttora nel 100% dei comuni italiani si fanno i bilanci di genere, che sono un esercizio di stile, che ci permettono di fotografare come una politica impatta diversamente su una donna e su un uomo, ma nessuno li utilizza per decidere come utilizzerà l'anno successivo quelle risorse. E badate bene, se voi andate a chiedere a un uomo come impiegheresti 5 milioni di euro che quest'anno hai in avanzo di bilancio nel tuo comune, probabilmente ti dirà: coprirei le strade perché ci sono troppe buche, farei dei campi sportivi, utilizzerei, ti dirà delle cose che sono, come dire, la conseguenza di una propria diretta necessità. Se lo vai a chiedere a una donna, quasi sicuramente ti dirà: abbasserei le rette dei nidi, come se riguardasse solo le donne, abbasserei le rette delle scuole dell'infanzia, abbasserei il costo delle mense, e metterei più giochi per i bambini nei parchi. Provate a fare questo esercizio. Io sono arrivata anche a pensare che il problema non è soltanto una mancanza di solidarietà tra i generi, ma anche tra le diverse generazioni. Perché chiedete a un giovane come spenderebbe i soldi e chiedetelo a un anziano. E domandatevi quanta attenzione hanno i politici agli anziani che votano rispetto ai giovani che non vanno a votare e alla politica che pensa che tanto in fondo non ha senso investire su un corpo dell'elettorato che mai o comunque difficilmente andrà a votare. Quindi io credo che al di là della retorica, della retorica delle feste, della parità di genere, perché poi lo raccontiamo anche talvolta in modo retorico, cioè la parità rispetto, no, ai generi è una cosa complessa, nel senso che c'è anche una differenza fra i generi che non va appiattita, no, nel discorso. Ci mancherebbe. Sì, sì, no, ma io diciamo che ho una visione del femminismo come te, non emancipazionista. Diciamo che a me piace raccontare questo a chi incontro quando vado nelle scuole. Per esempio, 2 mesi fa ho fatto un incontro in una scuola, era un liceo socio-pedagogico, una classe di 30 studenti, 2 uomini, 28 ragazze. Io ho chiesto loro, ho detto: ma secondo voi perché siete tutte ragazze qui? E ho chiesto ai ragazzi: e a voi che frequentate questa scuola, vi prendono mai in giro? Cioè,
A un certo punto gli si sono illuminati gli occhi, i due ragazzi hanno detto, sì, ci dicono froci, ci pensano, ci non fanno altro, non capiscono. Le ragazze, perché a scuola mia madre mi ha detto che era meglio, eccetera, eccetera. Quando tu guardi i dati internazionali rispetto alle scelte delle materie scientifiche da parte delle under 16, ti viene da piangere. Cioè, non è che gli scienziati sono tutti maschi, cioè i maschi nel loro cervello hanno più, no, attitudine alla scienza che noi donne. E che chiaramente questo è il condizionamento che non avviene solo in Italia, perché guardate che i dati internazionali sono, diciamo, spaventosi. Stamattina citavo nel mio post che si chiama Buon 8 marzo un cazzo, cioè scusate se lo dico, ma è così. Avevi anche una bellissima maglietta. Sì, sì, l'ho portata tutto il giorno, poi l'ho tolta qui perché mi sembrava un contesto non adatto al circolo dei lettori, spero mi perdoniate. E perché ho detto questo? Perché ho detto ma guardate i dati, a me piacciono molto i numeri, nonostante io sia un'avvocata, mi piacciono tantissimo, perché i numeri, e si fa fatica a smentirli, anche se c'è chi prova a smentire pure i numeri, però diciamo che i numeri si fa un po', sì sì, però i numeri si fa un po' più fatica. Quando leggi che le madri che hanno figli da 1 a 6 anni sono impiegate per il 62%, mentre i padri per il 91%, cioè stai lì e dici, no scusami, c'è qualcosa che non va. Quando leggi che durante la pandemia 3 donne su 10 hanno rinunciato a cercare lavoro e che il 70% di quelli che sono finiti smart working erano donne, e diciamocelo, se non vai sul posto di lavoro fisicamente in Italia ancora stanno lì a pensare che tu non farai la stessa carriera di quelli che vanno lì, perché non potrai socializzare con i tuoi colleghi, parlare col tuo capo, con la tua capa. Quando io leggo che il 20% delle prime firme, cioè delle giornaliste che hanno una prima pagina in Italia, sono soltanto il 20%, nonostante le giornaliste siano il 50%, io dico c'è qualcosa che non va, perché io su un giornale la mattina mi sveglio e voglio leggere pure il punto di vista su quell'argomento di una donna, non solo di un uomo. Per non parlare del fatto che detesto il fatto che le donne si chiamano tutti per nome, siano zia Antonella, l'astronauta Antonella, l'ingegnera Paola, ma non c'hanno un cognome. Astromamma. Cioè, sono mamme, zie, non hanno un cognome, me lo potrei confermare anche tu, e anche se devo dire che il Corriere fa molto 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 più attenzione a questo. Per esempio, una bellissima discussione che io ebbi con Elena Tebano rispetto alla 27esima ora fu quando si scrisse quel pezzo sulla transizione di genere di Elliot Page, perché poi va detto pure che la comunità di attivisti ti fa il pelo e il contropelo, anche un po' fin troppo. Cioè io sono dell'idea che se diventi veramente diciamo intransigente, rischi di non parlare con nessun altro se non nella nostra piccola bolla, no? È chiaro che anch'io Elliot Page, per spiegare la sua transizione, l'ho chiamato col suo dead name, perché era un attore famoso, cioè poteva assolutamente essere inquadrata in quella cosa lì. E mi ricordo che mi chiamò Elena Tebano mi chiamarono un po' di firme del Corriere e mi disse, ma tu che ne pensi? Ho detto, io penso che abbiate scritto una cosa che avrei scritto anch'io, perché si tratta di un personaggio pubblico, il fatto che abbia fatto una transizione di genere di una persona pubblica non viola la sua privacy, perché tutti conoscevamo il nome precedente. La questione del dead name sicuramente si pone per tutte le persone che magari non vogliono fare un coming out.
Però se tu vuoi spiegare al grande pubblico che una persona che prima era un'attrice famosissima di Hollywood ha cambiato sesso, dovrai far capire alle persone chi era e chi è adesso. Su questo, come dire, ripeto, mi piace l'idea che si possa argomentare nel giornalismo e mi piace l'idea che si possa arrivare a un punto in cui si trovi un senso comune, cioè che non ci sia una parte e l'altra parte. Chiudo dicendo questa cosa senza aver risposto alla tua domanda. Esatto, volevo dirti questo. Vabbè, ma è tipico, gli avvocati non rispondono mai alle domande. Va benissimo, va benissimo. Gli avvocati sviano, sono peggio dei politici. E la cosa di cui mi sono accorta vivendo la rete è questa. Io sono un'attivista, diciamo, per i diritti umani, una persona non binary, lesbica. Mai sono stata offesa e diciamo denigrata come quando mi sono esposta su un tema di genere. Cioè le offese più terribili che io ho ricevuto le ho ricevute quando una volta ho scritto rispetto al governo Draghi che mi pareva una delusione 8 ministre su 23. Visto che Draghi in Europa aveva sempre così tanto parlato della questione di genere, come la questione di genere fosse in qualche modo un impedimento alla piena realizzazione di una società. E allora mi permisi di scrivere, quando poi hai avuto la possibilità di dimostrarci quanto tu credi che veramente una prospettiva rappresentativa di ambedue i generi sia diciamo fondamentale nelle politiche che tu vorrai fare con questo governo, 8 ministre donne su 23. Cioè, ho avuto un flame durato nazi lesbo femminista, nazi femminista, ho capito che il nazi femminista è proprio l'offesa non plus ultra, e ho detto la mia redazione con cui gestisco i social, ho detto, raga, cioè in Italia se parli di questioni LGBT tutti ti applaudono, se parli di identità di genere, wow, se parli di questioni che riguardano qualsiasi minoranza, diciamo, sessualmente etichettabile, wow, ma se tiri in ballo la questione di genere, ti si scatena il delirio e la maggior parte sono donne. Lì vi dico, e di questo devo dire grazie a Carlotta, che io ho fatto un vergognosissimo passo indietro, ho detto lascio le questioni di genere a Michela Muggi, a Carlotta Magnoli, mi occupo del mio, perché la ferocia con cui in Italia non si vuole ammettere che esiste un grande tema aperto sulla questione di genere è disarmante, è allucinante, e quindi io penso che su questo dovremmo farci delle domande, sul perché ci sono tante persone che ti scrivono non chiamarlo femminicidio ma chiamarlo omicidio, ma perché tu non stai ammazzando una persona, non hai investito una donna mentre attraversava la strada, hai ammazzato una femmina perché era una donna, perché quella donna si sottraeva al tuo potere, al tuo dominio, quindi si chiama femminicidio, cioè non lo possiamo chiamare in un altro modo. Allora io credo che su questo noi dobbiamo fare sistematicamente una battaglia. Detto questo, la rete partirà da domani, hanno aderito più di 300 avvocati in 48 ore, cioè non so, penso che faremo la rivoluzione francese, dopo magari magari. No, guarda, a me basterebbe che per esempio si stabilisse una rete permanente degli avvocati che pro bono danno un'ora del loro tempo ogni 2 settimane, perché non è che hanno bisogno soltanto i rifugiati, credetemi, hanno bisogno tutte le persone che oggi non possono accedere a un diritto, perché accedere a un diritto costa denaro, e siccome accedere ai diritti è uno dei primi diritti che dovremmo avere, dobbiamo fare in modo che tutti possano accedere ai propri diritti, di qualunque diritto si tratti. Io farei un applauso su questo. Hai chiuso, Katy, non vuoi più dire nulla?
Gatti chiude. Va bene. Allora, chiudiamo questa ora che sta volando, diciamo, con Barbara Stefanelli, a cui... Io non ho più niente da dire. Dopo no, anche no, tu! Perché... No, ma sai, hai ragione, me la sono chiamata, ma vabbè, io non, cioè, hanno detto delle cose proprio in cui io mi ritrovo perfettamente, raccontano tantissimo, voi immaginatevi quello che loro hanno detto dentro al Corriere della Sera e dentro al tipo di platea che circonda il Corriere della Sera, che si aspetta determinate cose del Corriere della Sera, ma e basta. Cioè, io trovo che io non avrò posso nulla. Posso chiedere un paio di cosette? Così, proviamo. No, intanto, appunto, volevo fare un riferimento proprio al tempo delle donne, che è nato, appunto, sospinta della 27esima ora, come dicevo prima, da un'idea tua e da un'idea di Luisa Pronzato, che io vorrei ricordare qui con un applauso, perché ci ha lasciati. Che, come hai scritto tu, è stata l'instancabile motore di questo evento, e io penso che sia veramente bello, no? Che si stia ampliando, che ci sia un'onda che da Milano, che questa città, che i torinesi fa sempre un po' paura, perché voi non lo sapete, voi milanesi non ci vedete tanto, ma noi siamo sempre lì a dire ma Milano ci ha rubato quello, ma loro, noi abbiamo sempre un po' timore, no? E poi in realtà anche forse reverenziale, che questa onda parta da Milano, questa onda del tempo delle donne, e ci tocchi, e tocchi noi, e tocchi Roma, e chissà che cosa ancora, e quindi ti volevo chiedere intanto, cos'è e quand'è e dove andrà il tempo delle donne, non solo l'evento, ma nella tua visione delle cose e della storia? Allora, innanzitutto voglio dire com'è nata la 27esima ora. È nata perché quando io sono diventata vice direttrice del Corriere della Sera nel 2009, una quantità di anni mostruosa, e sono sempre lì, e tutti mi... cioè presentavano gli altri vice direttori che erano con me dicendo questo è... specialista di economia, quest'altro di politica, e poi c'è lei che è la prima donna vice direttrice. E io dicevo, ma io vengo da una lunghissima esperienza agli esteri, della quale ero orgogliosissima e ancora lo sono, e quindi mi pesava tantissimo che venissi schiacciata su quest'unico segmento che doveva dire tutto di me. Nel 2009, nel 2001, dopo due anni di travagli, fino a che un editorialista molto, che vi invito a leggere anche quando scrive di questioni di genere, di lavoro, perché è illuminato, che è Maurizio Ferrera, che è stato votato miglior professore dell'università a Milano un anno, lui mi disse, no, ma tu pensa, in fondo anche Martin Luther King, siccome era un periodo in cui bisognava alzare i diritti degli afroamericani, si è impegnato in quella cosa. Questo paragone con Martin Luther King mi ha chiaramente messo nell'angolo e ho detto, ok, proviamo a vedere due anni dopo, nel 2011, se questa cosa, cioè il fatto che io sia una novità al Corriere della Sera può risultare utile al giornale, alle lettrici, ai lettori. E quindi nasce questa 27esima ora, nasce già con questo nome strano, no? Perché non abbiamo chiamato il blog Rosa o Viva le Donne, qualunque cosa, volevo un nome che non facesse un lampeggiante per dire questa è un'area per femmine. E quindi 27esima ora perché quell'anno era uscito uno studio della Camera di Commercio di Milano nel 2011 che diceva che la giornata delle donne dura 27 ore perché ci sono 3 ore che si generano quando tu fai una cosa e ne fai anche un'altra, tipo cerchi di cucinare, verifichi i compiti oppure stai andando a lavorare e pensi che devi scrivere ancora a tua madre al corso di pittura e così via. Quindi nome che parte così in modo che suscitasse un po' di attenzione, richiamando ovviamente il film, però senza che venisse schiacciato in un angolo. E poi l'incontro con Luisa Pronzato. Luisa Pronzato è stata il mio opposto, cioè io arrivavo, nata a metà degli anni 60, convinta che
il femminismo, chi se ne frega, tanto tutto era stato sistemato, il merito avrebbe stravinto, io avrei fatto assolutamente quello che mi meritavo o non mi meritavo. E lei invece arrivava con 10 anni più di me da tutta una militanza molto divertente, devo dire, cioè Luisa conosceva tutti e tutte, aveva attraversato tutti gli spazi e poi ci siamo sentite veramente quando era arrivata ai suoi ultimi giorni e io le ho detto: ma secondo te che cos'è la forza? E lei mi ha detto è quella che diceva Yourcenar quando lei diceva devi attraversare tutti gli spazi, tutti gli ambienti con un'allergia nel DNA alle ideologie, per cui tu osservi, vedi, prendi su di te tutto, non è che sei chiusa, anzi sei proprio talmente aperta a tutto che poi passi e vai da un'altra parte, vai da un'altra parte, vai da un'altra parte. Quindi lei aveva sì una grande militanza femminista intorno, non dico solo dietro, ma proprio intorno, davanti, da tutte, però con quest'idea che noi non appartenevamo a nessuno e a nessuna. Questa cosa è stata molto complicata da gestire perché io anche da novizia mi sono resa conto che quando tu affronti questi spazi è meglio se stai da una parte o dall'altra, perché almeno ti riconoscono, qualcuna ti difende, qualcuna ti attacca, però ci sono quelle che ti difendono. Se tu invece, e la parola complessità per noi è stata una veramente delle chiavi del nostro lavoro, dice no, io non voglio appartenere a nessun gruppo storico, non storico, vorrei esprimere la complessità, portarla dentro questo spazio digitale e sperare che da questo spazio digitale esca e vada nel giornale e vada su tutte le piattaforme dove il giornale si esprimerà. Fatta questa cosa che è costata tanta fatica, noi ci siamo prese tantissime insulti perché in una fase dicevamo bisogna coinvolgere gli uomini e allora una parte del femminismo storico mi ha detto no, troppo presto coinvolgere gli uomini perché così tu apri agli uomini prima che gli uomini abbiano veramente aperto a te. Per esempio una volta mi ricordo che ci fu un incontro sull'affido condiviso e io dicevo ma assolutamente tutta la vita se ci si separa bisogna spingere per la condivisione dei figli e loro mi dissero brava, così l'unica leva che noi abbiamo non avendo ancora ottenuto, ma che è una cosa anche giusta, non avendo ancora ottenuto diritti sugli altri piani tu cedi sull'unico bastione dove sei davanti, no? Per cui tantissimo lavoro faticoso fuori, l'ultimo devo dire sul quale ci siamo imbattute con Luisa è tutta la questione dei diritti delle donne rispetto ai diritti LGBT, transizioni di genere, perché c'è una fatica enorme su questo, no? Cioè c'è una parte del femminismo storico che teme di essere sorpassato da chi non riconosce poi il valore, l'entità, il ruolo, la fatica della donna biologicamente riconoscibile come tale. Quindi di nuovo tantissimi scontri e tantissimo esplorare per tentare invece sempre di esprimere la complessità, perché penso che poi sia quella che ha più senso, non solo che è più giusta, ma anche pragmaticamente che meglio esprime chi siamo e dove andiamo. E poi facendo questa navigazione sempre a vista con Luisa e sempre in questa idea che eravamo forse diversissime, ma poi alla fine abbiamo capito senza mai toccarci, senza abbracciarci neanche una volta sola che ci eravamo molto amate, è nato il Tempo delle Donne. È nato il Tempo delle Donne, già noi faticavamo perché si chiamava Tempo delle Donne, perché noi volevamo dire per noi questo Tempo delle Donne è un po' il tempo di tutti, perché dobbiamo chiamarlo donne? Tant'è vero che l'ultima volta che eravamo in triennale a settembre, c'era questa scritta Tempo delle Donne, sotto veramente per fortuna passavano persone che avevano identità costruite una per una, diciamo perché dobbiamo dire Tempo delle Donne? Qui mi sembra veramente il tempo delle persone, ciascuna libera di costruirsi quello che è e di andarselo a cercare e di mettere insieme i pezzi. Tempo delle Donne comunque è servito perché poi, come diceva quello su Martin Luther King, non è che le cose siano ancora a posto, quindi ci sono delle
battaglie proprio da fare perché ci sia una equità nelle vostre giornate, nelle nostre giornate, alla mattina, alla sera, perché poi quello che succede è che magari un po' di segmenti, di legge, di norme sono stati messi a posto, ma poi le cose non vanno bene, perché se ci sono queste percentuali sempre sballate, perché se, come è successo oggi, ancora una volta viene fuori dai dati del governo che ogni giorno in Italia ci sono 89 reati legati a violenza contro le donne, quindi violenza economica, verbale, fisica, fino al femminicidio, anche se il femminicidio poi non è solo l'omicidio, ma insomma è tutto quello che porta, vuol dire che questa equità che viene considerata raggiunta non è nella realtà. E guardiamo solo al numero più inquietante, un altro dato molto significativo è che, voi lo sapete meglio di me, le ragazze si diplomano e si laureano prima e meglio degli dei loro coetanei, poi nei primi 5 anni di entrata nel mondo del lavoro cominciano ad indietreggiare, quindi prima ancora della maternità, poi quando si arriva alla maternità diventa un delirio, però già nei primi 5 anni qualche cosa nel sistema impercettibilmente lavora per dire ma meglio puntare sugli uomini, ci danno più garanzie, anche se diventano padri il loro stipendio non verrà modificato, continueranno a essere qui dalla mattina alla sera, eccetera eccetera. Quindi questo è stato il percorso che noi abbiamo fatto, un percorso complicato fuori perché cercavamo di non farci spingere da una parte o dall'altra, e anche naturalmente dentro un giornale che ha avuto la prima giornalista assunta con un contratto, me lo sono fatto mostrare, nel 1967, che era Giulia Borgese, che era nipote e figlia di altri 2 giornalisti, famosissimi scrittori, poeti, eccetera, eccetera, che già erano stati dentro al Corriere della Sera. Le venne assunta, la sua assunzione venne sospesa proprio perché doveva prima andare in pensione suo padre o suo zio, perché se non c'era una clausola che escludeva dei consanguinei dentro al giornale. Lei mi ha raccontato che quando è entrato al Corriere della Sera non c'erano i bagni per le femmine, per cui lei non sapeva come andare in bagno. C'era quest'unico bagno dove c'erano delle postazioni chiaramente maschili lungo un corridoio, poi c'era un'unica posta dove lei poteva entrare che aveva la porta, però lei diceva ma se io vado in bagno poi quando esco è entrato Buzzati o c'è Moravia, io, e quindi doveva chiamare dei colleghi che erano il giovane Vergani che le facesse la guardia. Questo è il Corriere della Sera, naturalmente, il Corriere della Sera nel quale anch'io sono arrivata. Quando io sono arrivata da stagista dopo la scuola di giornalismo avevo chiesto di lavorare allo sport e il segretario di redazione mi ha detto allo sport? Ma al Corriere della Sera allo sport non ci sono le donne se vuoi andare alla Crona, e poi alla fine ho detto ma no, sono le lingue, potrei andare agli esteri, perché, però è un giornale che è cambiato tantissimo. Adesso io ascoltavo prima sia Carlotta e Katie, con la quale ci siamo incontrate anche realizzando un podcast che si chiama Fortissime. Noi ci abbiamo provato, cioè ci abbiamo provato, abbiamo provato a non scrivere più raptus, abbiamo provato a non fare più quei titoli dove uno degli amici della famiglia in occasione di femminicidi diceva nessuno l'amerà più come lui, e ci credo, l'ammazzata, quindi è proprio una garanzia. Cioè c'era tantissimo lavoro, tantissime telefonate per dire guarda, non scrivere delitto passionale, pista passionale, raptus, non scrivere gelosia. Abbiamo provato a fare un lavoro con Luisa anche per dire non dire vittima e non dire mostro dall'altra parte, perché se continuiamo a dire vittima, 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 alla fine è come se tu scavassi un buco nel quale ti predisponi a subire la violenza, no? Quindi abbiamo provato sul linguaggio, poi cadiamo ogni tanto, perché anche uno dei titoli citati so che è nostro, quindi... però è proverbiale essere tempo nella vita, no? Però ci proviamo veramente, ci abbiamo provato in totale onestà, e abbiamo provato anche a non farne una battaglia che fosse delle giornaliste del Corriere della Sera, ma che fosse delle giornaliste e dei giornalisti. Adesso potremmo parlare della SFA, così chiudiamo anche questo giro, però insomma delle giornaliste e dei giornalisti insieme. Abbiamo provato sul linguaggio, abbiamo decisamente provato a
a dare quello spazio digitale, poi cartaceo, poi su tutte le piattaforme, a un'idea di complessità, di libertà nella definizione di quello che siamo, no? Cioè veramente, come dice Szymborska nella poesia, sono quella che sono, un caso inconcepibile, come ogni caso, no? Questo... Lei ce l'ha tatuato, per cui l'abbiamo scoperto facendolo. Ma è quello, quello è veramente quello in cui io credo profondamente. Mi rendo conto che per arrivare a questo bisogna attraversare ancora assolutamente il femminismo. E penso che per questo dovremmo veramente essere tutti femministi e femministe, come dice Chimamanda Ngozi Adichie. Lo penso, però vorrei davvero che fosse come un passaggio ancora, uno strumento storico necessario che non ha finito la sua rivoluzione, ma che ci porta alla libertà nella complessità. Questo abbiamo tentato di fare con Luisa, non so se riusciremo a farlo senza di lei, lo dico sinceramente. Volevo raccontare solo un aneddoto, non credo che tu lo sappia. E devo dire che sì, lo ammetto, il Corriere, e se lo ammetto io, ha fatto tanti passi. E qualche mese fa sono andata a pranzo con Elisa Messina, che è un'amica, ma una grande anche firma del Corriere. E a un certo punto lei ha due figli adolescenti e mi ha chiesto, abbiamo iniziato a parlare di sessualità tra gli adolescenti. Io ho una nipote di 15 anni, gli ho detto, ma sai cosa ho notato? Che i giovani non hanno idea di che cosa sia veramente il consenso nel sesso. Lei mi ha detto, ma in che senso? Ho detto, sì, perché non hanno proprio capito che, sai che era appena uscita in Spagna la legge, avete presente tutto il dibattito su, no? Dire no e no, in realtà in Spagna sono al... è sesso solo se dico esplicitamente sì. Questa è, diciamo, la versione più evoluta dei rapporti sessuali tra persone adulte o meno adulte, cioè il consenso deve essere esplicitato. E quindi nel giro di un pranzo abbiamo buttato giù un questionario e così, con delle domande, lei dice, ma torno a casa, ne parlo con le mie figlie e gli faccio queste domande. Ed è venuto fuori un questionario che il Corriere della Sera ha pubblicato a firma sua e praticamente hanno risposto migliaia, perché poi io l'ho rimandato, hanno risposto migliaia di giovani, ragazzi e ragazze, da cui credo che sia emerso... Non sapevo fosse nato così adesso. Sì, è nato così. È nato con io, guarda che devi fare un'inchiesta, perché i ragazzi non lo sanno che cos'è il consenso. Loro pensano che se io ci sto è il consenso, ma non sanno bene che in realtà io mi posso togliere in qualsiasi momento. C'è addirittura la Cassazione che dice che durante un rapporto di bondage dire no significa no. Quindi lei è tornata a casa e mi ha detto, no, ma questa cosa è incredibile, le mie figlie, 17-20 anni, hai ragione, non hanno ben capito che cos'è il consenso. Ho detto, guarda, prova. E ci hanno fatto un, è vero, ci avete fatto un sondaggio, un'inchiesta che era tramite un questionario, i cui dati sono veramente molto interessanti. Io gli ho detto, guarda, indaga su questa cosa, e non è una cosa usuale che una penna, un giornalista, un qualsiasi tipo di giornalista ascolti un feedback esterno in un pranzo, no? Non è una cosa che io, diciamo, molti amici giornalisti, giornaliste, mi era capitato poche volte, perché oggi il giornalismo è molto appiattito sul clickbait, cioè sulla notizia che devono dare tutti nello stesso modo, perché dandola in quel modo farà click, con quel linguaggio, con quel titolo. E invece io credo che spetti ancora a tutti noi, a chi fa giornalismo, a chi nelle proprie piattaforme parla a 100.000, 200.000, 300.000 persone, che è un po' come parlare come un giornale, cioè, perché se
ogni giorno, o come parlare a un telegiornale, perché se un contenuto che io mando lo vedono 400.000 persone, è come se lo vedesse in una piattaforma televisiva. Spetta a noi raccogliere questa complessità. Grazie.